Riparto da qua. Ci siamo lasciati così qualche giorno fa con il nostro EcoFlow in carica, il pannello appeso sul balcone, e adesso non ci resta che metterlo sotto stress. Quindi aspetto che arrivi al 100% e iniziamo a testare il nostro EcoFlow Delta 2. Vediamo un pochettino quanti elettrodomestici riesce ad alimentare, quanto produce il pannello e quanto posso andare a risparmiare grazie a questo prodotto, anche se sono in condominio. Infatti io sono qua in condominio. Quindi non perdiamo altro tempo, metti mi piace e cominciamo. Si sta concludendo una giornata abbastanza nuvolosa e il nostro pannello che abbiamo appeso qua al balcone, alla ringhiera, ha prodotto poca energia ed è riuscito a caricare il nostro EcoFlow che troviamo lì dietro. Adesso seguiamo i cavi di produzione dell'impianto, arrivano qua, caricano la nostra batteria che adesso è arrivata solamente al 28% perché è stata una giornata ovviamente molto brutta, ma all'altro capo di questa prolunga qua abbiamo il climatizzatore. Eccolo lì, quello è il climatizzatore che viene alimentato, questa è la prolunga. Possiamo solamente notare l'adattatore, ho dovuto prevedere un adattatore, quello che utilizzo per i viaggi. Perché? Perché questo qua, gli ingressi sono solamente due ingressi modalità tedesca e ovviamente ho dovuto sfruttare due adattatori per far quadrare tutte le spine. Quindi adesso lo colleghiamo, andiamo dentro casa, seguiamo la prolunga, sale, sale, arriva su vicino alla cappa, lì c'è il cavo che va fuori al climatizzatore, canalina del clima per lo split. Sono le 7:10 di sera, questa che vedete è casa mia, questo è il climatizzatore. Adesso proviamo a vedere se il nostro EcoFlow riesce a gestire l'avviamento di un climatizzatore in modalità riscaldamento per scaldare casa. Qua sta partendo il compressore, dopo qualche minuto di attesa sta partendo, sta andando su, vedete come sta aumentando l'uscita in potenza. La batteria purtroppo non è carichissima perché oggi si è caricata poco. Un'altra prova del fatto che i pannelli fotovoltaici da balcone non siano la panacea di tutti i mali, come vogliono sempre far sembrare. Sta erogando 500 watt, ovviamente più aumenta la potenza erogata più il tempo di durata della batteria diminuisce, però possiamo vedere come l'EcoFlow riesce a gestire il riscaldamento anche di un climatizzatore. Eccoci all'esterno, quello che vedete è l'assorbimento del climatizzatore da 12.000 BTU in general in modalità riscaldamento. Quello che sentite anche in sottofondo è il rumore del climatizzatore che effettivamente è in funzione, e vediamo come il nostro EcoFlow riesce a gestire, nel senso qua 720-725 watt erogate. Questa potrebbe quindi essere una soluzione per andare a ottimizzare il più possibile l'energia prodotta dal pannello fotovoltaico che ho appeso alla ringhiera del balcone e grazie all'abbinamento alla batteria poter sfruttare l'energia elettrica per riscaldare casa e quindi andare a risparmiare sulle bollette del riscaldamento. Questa potrebbe essere una soluzione, ma presta bene attenzione alle mie parole. La soluzione corretta è questa, cioè riuscire a produrre energia di giorno, accumularla in una batteria e sfruttare la batteria, forse per breve periodo, per scaldare casa quando casa viene vissuta. Questo per tre motivi. Primo motivo: la produzione istantanea del pannello non è in grado di coprire gli assorbimenti del climatizzatore. Il climatizzatore abbiamo visto che consuma circa 700 watt, un pannello va a produrre circa 300 watt, 350 watt al massimo. Quindi se io faccio accedere il climatizzatore di giorno, ovviamente mi ritroverei costretto a prelevare energia dalla rete e di giorno l'energia costa di più. Secondo, il riscaldamento generato da un climatizzatore ovviamente è molto temporaneo, cioè il climatizzatore, per chi ce l'ha, sa benissimo che riscalda tanto in fretta, ma appena lo vado a spegnere, casa si raffredda altrettanto rapidamente. Per questo, utilizzare il climatizzatore per scaldare casa alle 2 di pomeriggio, quando io torno a casa alle 5 di sera, non è il massimo. Terzo, risulta quindi fondamentale andare ad accumulare l'energia gratuita prodotta dai pannelli e ottimizzare
il consumo, ottimizzare la produzione termica con il climatizzatore nel momento in cui io vado a vivere casa. Quindi questa è una soluzione per poter risparmiare anche sul riscaldamento, soprattutto per chi vive in condominio. Ore 9.01, il nostro EcoFlow è ancora al 6%, produzione 0, anche se c'è un bel sole, come potete vedere, intravedere dal mio bellissimo volto baciato dal sole. Questo perché? Perché non sta ancora producendo. Tac. Perché il pannello è ancora metà in ombra. Quindi alcune cose da ricordarsi. Uno, non è solo perché c'è il sole, allora il pannello produce. Due, siamo in condominio, siamo in città, quindi ci sono ombreggiamenti degli edifici. E anche se dove sono io non c'è ombreggiamento, se noi guardiamo il pannello è metà ombreggiato e quindi non va ancora a produrre. Aggiornamento delle 10 di mattina. Il nostro pannello fotovoltaico sta producendo circa 160 watt. Il sole, come potete forse intravedere, è leggermente coperto dalle nuvole. Prima, quando era totalmente pulito il cielo, produceva anche di più. Questo è l'irraggiamento del nostro sole e il pannello in questo momento qua è alla massima produzione. Perché? Perché ha un orientamento molto buono, perché l'obiettivo è avere il sole che vada a colpire il pannello a circa 90 gradi, quindi qua, essendo il verticale, il sole, come potete vedere, è molto basso sull'orizzonte, ok, non è tanto in alto, quindi siamo più o meno a quell'altezza lì, quindi il pannello è orientato abbastanza bene e soprattutto la temperatura è molto molto fresca, quindi siamo nelle condizioni ottimali. Adesso c'è un po' di foschia, sta andando a produrre leggermente meno, ma la nostra batteria è al 20% e si sta caricando a circa 125-120 watt. Questo perché? Perché ovviamente abbiamo visto il sole non è alla sua massima potenza. Eccomi, sono in trasferta a fare ovviamente dei sopralluoghi per lavoro. Ottimo sole e parallelamente riesco a vedere grazie all'applicazione quanto sta producendo il nostro pannello, che è arrivato a una potenza molto buona. Siamo intorno ai 300 watt, considerando che lui è un pannello da 400 watt, diciamo che questo è l'ordine di grandezza, è una potenza massima che può erogare un pannello di questo tipo. 5 di pomeriggio, c'è ancora leggera foschia ma il sole è ancora bello lì, luminoso, che splende, e il nostro pannellino continua a produrre. Ed eccoci dentro il mio sgabuzzino con la mia bellissima lavatrice Samsung. EcoFlow carico al 100%, lavatrice connessa all'EcoFlow, non è connessa alla rete, abbiamo una lavatrice ad isola. Accendiamo la lavatrice, essendo un'applicazione Samsung tutto connesso posso andare a controllare anche i consumi, quindi li vado a mettere colorati, normale, 40 gradi, due cicli, e do avvia ed ecco che sta partendo. L'EcoFlow riesce a tenere la lavatrice deve andare avanti per un'ora e quattro, poi controlleremo se i consumi rilevati dall'applicazione saranno gli stessi rilevati dall'EcoFlow, che adesso si è spento il monitor, ma andiamo subito a vedere dall'applicazione, mentre qua siamo nelle fasi più importanti, quindi dove inizia a erogare energia. Qua sta facendo il prelavaggio, vediamo che per adesso siamo a 28 watt, quindi sta erogando 28 watt, si è fermato, quindi vediamo un attimino quanto dura, quanto scarica la lavatrice, se i consumi sono paragonabili, e dimostriamo che l'EcoFlow riesce ad alimentare addirittura un grande elettrodomestico. Ragazzi, siamo nel momento clou, la lavatrice è in funzione ormai da una decina di minuti, l'EcoFlow sta spingendo, infatti potreste sentire un po' di rumore perché ho le ventole qua a lato che stanno dissipando calore, sta ciucciando 1,7 kW, 1,8 kW, riesce tranquillamente a tenerla, ovviamente si è già scaricata del 20%, perché è una batteria da 1 kWh, quindi se continuerà così in mezz'ora, in 20 minuti, ecco qua, si scarica. Vediamo un attimino se ce la fa la lavatrice a tenere, a consumare meno di 1 kWh per un lavaggio di un'oretta per i cotoni. Ci siamo, centrifuga finale, mancano 2 minuti, lì c'è il nostro EcoFlow che è ancora a prova del 9, ancora connesso. Qua abbiamo la nostra batteria che si è consumata di un 35% circa, adesso sta andando a 450 watt corrente alternata per la centrifuga finale, quindi sì, prova superata, un lavaggio con una lavatrice riesce a gestirlo tranquillamente, la nostra lavatrice all'isola ce la fa lavorare
e va a consumare circa 350 kWh per un lavaggio a 40 gradi. Ovvio, se la temperatura fosse superiore gli assorbimenti sarebbero stati più importanti, quindi forse non ce l'avrebbe fatta, però considerando che siamo al 64% non vedo perché no. 62% di carica, quindi adesso proviamo a collegarci il frigorifero e vediamo quanto tempo riesce a tenerlo. Frigorifero spento, noi inseriamo la spina, inizia ad erogare, il frigo è ripartito. Considerando che adesso l'ho appena tenuto aperto, quindi un po' d'aria fresca se n'è andata, adesso lavorerà, freezer sotto. Aggiornamento 9:15, giusto per documentare il fatto che il frigorifero sta lavorando, potreste poi sentire il rumore, ma per dire che l'assorbimento è 79 watt. Il frigorifero va a consumare 79 watt, quindi significa che realisticamente un pannello fotovoltaico da balcone potrebbe sì coprirne il consumo. Seconda giornata di produzione, giornata non eccelsa, infatti la nostra batteria è carica al 73%, quindi se ieri abbiamo avuto una bellissima giornata dove è andata a produrre anche forse quasi 2 kWh di energia, oggi non siamo neanche arrivati a 1 kWh di energia. Questo è fondamentale perché guardare solo le bellissime giornate è facile, dobbiamo guardare anche nel quotidiano. Adesso abbiamo una batteria al 73%, mettiamola sotto stress andando a cucinare. Eccoci qua nella mia cucina, piastra induzione, EcoFlow Delta 2 e il robot da cucina che non è per niente famoso. Adesso andiamo a staccare l'alimentazione, la inseriamo nel retro, attiviamo l'erogatore, energia, si accende, è totalmente alimentato. Proviamo a vedere se riusciamo a cucinare un risotto, quindi un qualcosa che abbia delle cotture relativamente lunghe con degli assorbimenti elettrici sicuramente importanti per via del riscaldamento. Quindi cuciniamo. Sta prelevando 450 watt, sta assorbendo 450 watt circa dal nostro EcoFlow. Perché? Perché deve andare a scaldare fino a 120 gradi, sta andando sulla temperatura, lo vediamo anche qua dall'applicazione, siamo adesso a 857 watt di uscita, corrente alternata, mentre sta andando avanti, manca ancora un minuto, qua dall'applicazione vediamo circa 400 watt, stesso discorso ce l'abbiamo qua dal display, circa 400 watt erogate, e con questo assorbimento qua, questa batteria da 1 kWh permette di andare avanti ancora 2 ore circa. Ciò significa che con assorbimenti importanti, parliamo di circa 400 watt, una batteria, 1 kWh di batteria dura relativamente poco, quindi ovviamente un prodotto di questo tipo, in generale un fotovoltaico da balcone, non ti garantisce l'autonomia a 360 gradi. Perché? Perché cucinando qua abbiamo questo robot da cucina, ieri abbiamo testato la lavatrice e tanti altri elettrodomestici, i consumi di casa sono sicuramente più importanti rispetto a 1 kWh, 2 kWh prodotti giornalmente dal nostro pannello. Ha finito questa fase, andiamo poi alla fase successiva. Volevo solo concludere ricordando che un prodotto di questo tipo permette di cucinare solo con energia gratuita, nel senso la batteria mi dà la possibilità di sfruttare appieno solo l'energia gratuita prodotta dal fotovoltaico, dal mini fotovoltaico, e quindi io oggettivamente posso decidere di utilizzare determinati elettrodomestici, qualche sfizio, come può essere la cucina, come può essere un climatizzatore per il riscaldamento, solo con energia prodotta da fonti rinnovabili, quindi senza andare ad appesantire la bolletta di casa. Cosa che con il pannello fotovoltaico da balcone che vada a produrre 200-300 watt non è possibile. Perché? Perché l'assorbimento di 400-800 watt, 1000 watt non permette di usare solo energia del fotovoltaico, ma sempre di prelevare energia anche dalla rete. La prelevi di giorno e di giorno ti costa di più. Adesso però continuiamo. Altri 3 minuti, deve raggiungere 120 gradi, sta erogando 400 watt di potenza, quindi niente, aspettiamo. Arrivati al momento clou, 67% di batteria, 14 minuti, deve scaldare a 100 gradi,
quindi niente, facciamo andare, vediamo la batteria quanto scende. Ovviamente abbiamo visto che riesce a gestire tranquillamente gli assorbimenti di questo prodotto. Risotto terminato, la nostra batteria è ancora al 53%, lo vediamo anche qua, è riuscito a gestire tranquillamente una cottura. Adesso andiamo ovviamente a mangiare e poi con la batteria residua proviamo a testare l'alimentazione del frigorifero, capire quanto riesce a tenerlo, vediamo se riusciamo ad andare avanti tutta la notte con questo residuo di batteria così da ottimizzare i consumi del frigorifero. Frigorifero, il nostro Delta 2 che dovrà alimentarlo tutta la notte. Ovviamente ho fatto due calcoli e secondo me potrebbe non bastare l'energia residua, quindi sfrutto una sua possibilità, ossia quella di caricarsi direttamente dalla rete in corrente continua. Essendo questo prodotto un prodotto anche per il campeggio, posso sfruttare l'energia elettrica notturna che mi costa meno per caricarlo e sfruttarlo di giorno. Qua abbiamo la nostra applicazione, se ne andiamo a vedere in ingresso si sta caricando a circa 400 watt. Perché? Perché ovviamente io dalle impostazioni posso andare a aumentare o abbassare la velocità di carica fino a 1,2 kW per una ricarica ovviamente ultra rapida. Adesso lo carichiamo, lo facciamo arrivare almeno intorno a un 60%, quello che mi serve, e poi vediamo se riesce a mantenere acceso il nostro frigorifero per tutta la notte. Buongiorno, 8:16 di mattina, 10% residuo. Il nostro EcoFlow ha fatto andare tutta la notte il nostro frigorifero. Eccolo qua, ancora con la luce accesa, tutto bello funzionante. Quindi prova superata, una notte riesce a gestirla. Adesso direi, dopo averlo testato a destra e manca in più giorni, so esattamente cosa posso dirvi e quindi trasferiamoci in ufficio per trarre tutte le conclusioni del caso. Ed eccomi tornato in ufficio, c'ho il mio libricino pieno di appunti che non vi faccio vedere. Perché? Perché nel prossimo video voglio parlare a 360 gradi dell'EcoFlow Delta 2, di quelli che sono i pro, quelli che sono i contro, e se davvero può essere la soluzione il fantomatico fotovoltaico da balcone per andare a ridurre le bollette. Analizzeremo infatti nel prossimo video numeri, dati, calcoli precisi per capire se ha senso oppure no, senza però abbandonare un aspetto fondamentale di questo prodotto, ma non voglio spoilerarti troppo. Quindi se non te lo vuoi perdere, e mi raccomando, non te lo devi perdere, iscriviti al canale, attiva la campanellina, perché tra un paio di giorni arriverà il video dove ti dimostrerò i numeri di questo fotovoltaico da balcone, di questo prodotto, e vedremo insieme se conviene oppure no. Ciao!